Questa mattina vi presento una vecchina del canile di La Terza, che però non è un'ospite storica. Lei viveva libera sul territorio, alla Terza, fino a poco tempo fa. Non dava fastidio niente. Qualcuno l'ha segnalata perché non stava bene, l'ha fatta portare in canile. Alla fine non le hanno fatto nulla, tranne che metterla in questo box, e ora non può più tornare libera. A meno che qualcuno non l'adotti. Eccola qui. Guardate com'è triste e rassegnata. Non so se ha un nome, non so niente. So che lei non è abituata al contatto perché quando era per strada non si avvicinava. Invece adesso è costretta al contatto perché è in un piccolo box del canile sanitario. Qui scricchiola il pavimento. Bella. Guardate com'è ridotta. Guardate sulla schiena. Bisogna assolutamente tagliarle il pelo. Adesso prendiamo delle forbici e glielo tagliamo. Ma non siamo venute solo per tagliarle il pelo. Siamo venute per chiedervi: volete adottarla? Volete tirarla fuori da questo schifo di posto? Schifo perché è fatiscente, perché la struttura è vecchia e non ci sono soldi per rimodernarla. E poi perché è piccolo, quando è bagnato, guardate poi come diventa, i canili sono questo. E questa povera cagnolina, guardatela, una taglia media. Eccola qui, mi allontano per farvi vedere le proporzioni. Buona buona, lei non dava fastidio, era libera, aveva tutto lo spazio. Poteva andare dove voleva, da tanto tempo è chiusa qui, alla fine non ha fatto nessun tipo di cura, l'avranno vista solo un po' deboluccia, fatta la segnalazione, potevano farne a meno, sinceramente era meglio se chiamavano noi, è chiusa in canile. Basta, chiusa in canile, buttate le chiavi. Le chiavi per farla uscire ce l'avete solo voi, con l'adozione. Ha paura, guardate, coda tenuta bassa tra le zampe. Non è abituata, però è buonissima. In un contesto tranquillo potrebbe vivere bene. Se non muore qui, perché l'età ce l'ha. Adesso prendo il chip e controllo in anagrafe. Ho pensato, visto che non ha un nome, di chiamarla Wanda. Wanda, ti piace questo nome? L'hai mai avuto tu? Secondo me glielo davano anche un nome le persone, ma noi non sappiamo, non riusciamo a risalire. Adesso le tagliamo tutto il pelo vecchio. Piccola, guardate, comunque ha paura e vuole sottrarsi a tutte queste attenzioni. Ma se io la porto un po' a casa prima della partenza, la faccio tranquillizzare, lei in famiglia ci può andare benissimo. È molto buona, molto buona. Liberiamola da questa prigione, per favore. Solo voi potete, magari per Natale. Vado a prendere le forbici. Ecco qui, tagliamo questo crostone che ha. Ecco, guardate come sta buona buona, se lo lascia fare. È un cane veramente docile, Wanda. Povera Wanda. Se ci avessero chiamato, la curavamo noi e poi rimaneva libera. Invece, una volta che entrano in canile, non escono più. Sì, bisogna andare vicino alla... qui. Ah! Aspetta, aspetta, allora un attimo che facciamo bene. Eccola qui, Wanda, col pelo tagliato sulla schiena. Tutti quei brutti crostoni li abbiamo tolti. Ecco qua, guardate. Questo, guardate lo spessore, ma incredibile come è stratificato il pelo. Sono andata con la punta delle forbici proprio vicino vicino alla pelle, per quello dovevo spegnere la telecamera. E niente, guardate com'è triste e avvilita, povero amore. Adottatela. Guardate che occhi. Portatevela a casa. Se avete un bel giardino, potrà vivere più o meno come era abituata, più o meno libera. Ma anche in appartamento potrebbe stare. Solo che io non la porterei in una città molto caotica, perché lei viveva per le strade di La Terza, quindi non ha paura delle macchine, è abituata, ma è il rumore della città eccessivo, quello lo eviterei, sinceramente. Non essere triste, non essere triste, ti liberiamo da questa prigione.